cambiata tanto la situazione, il pronto soccorso, soprattutto quel cambiamento più importante è una riduzione netta, molto alta, dei flussi di pazienti che arrivano. Noi eravamo abituati a gestire da 220 a 250 pazienti al giorno, oggi non ne arrivano più di 50, 60. Quindi da un lato con una riduzione del carico di lavoro, dall'altro però un impegno emotivo e professionale abbastanza alto per quella difficoltà che abbiamo di gestire pazienti che sono, a questo punto tutti dobbiamo considerare come possibili o sospetti infetti. Così il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo ai tempi del coronavirus. Tutte le strutture sanitarie sono state infatti riorganizzate per far fronte all'emergenza Covid-19 e anche la medicina d'urgenza si è così adeguata. Da un lato c'è il sentimento di essere e di svolgere un ruolo sicuramente utile e indispensabile per la collettività e questo ci gratifica e anche il ritorno che abbiamo dei sentimenti sviluppati dalla popolazione in qualche modo ci gratifica. Dall'altro tutti noi abbiamo famiglie, dalla sera torniamo a casa e la paura di infettare le persone care ovviamente a volte ci immobilizza. E abbiamo cercato di gestire queste cose in maniera più possibile corretta, quindi ovviamente indossando sempre dispositivi di sicurezza, però ecco, l'idea di poter infettare la persona che vogliamo bene ovviamente questo ci mette un po' in crisi. I nostri pazienti appunto hanno bisogno della nostra cura. La cura anche dal punto di vista emotivo, perché davvero sono persone che quando entrano in pronto soccorso, poi vengono ricoverate, sono persone sole, non possono avere più i familiari accanto. I familiari soffrono perché stanno fuori, però i pazienti davvero hanno di dargli questo accudimento anche dal punto di vista emotivo per tenerli cari, perché è come se fossero i nostri familiari e di conseguenza ci fa davvero piacere che il nostro lavoro in questo momento, che è sempre stato così, ma in questo momento particolare venga davvero riconosciuto, è una grande forza che ci viene data da tutti.